Buongiorno, convochiamo la seduta congiunta odierna. Procediamo con l'appello nominale cortesemente per i commissari che dovessero necessitare l'attestazione che me lo comunichino. Ecca. Presente con giustifica. Alleori. Presente. Borrelli, Presente. Cerisola, buongiorno, Buongiorno, presente con attestazione, grazie. Cucunato, Presente con attestazione. Grazioli, Presente, grazie. Bedoni, Presente, grazie. Burgio. Presente, buongiorno. Buongiorno, Corrente. De Iulis. Buongiorno, presente senza attestazione. Sotillo. Presente con attestazione, grazie. Un'ultima chiamata per il consigliere Corrente. I presenti sono un numero più che sufficiente per dare l'avvio alla seduta della Commissione congiunta odierna. Prego, Presidente Ecca. Io chiedo scusa, non accendo la telecamera, ma sono senza corrente. Va bene, ok. Facciamo finta di non aver capito la battuta. Presidente Grazioli, se vuole iniziare lei, se no faccio io. Sì, grazie. Allora, c'è stata questa necessità di fare questa commissione congiunta perché quanto riguarda i commissari della commissione commercio, io già girai la settimana scorsa la delibera capitolina in cui si identificano i sentieri naturalistici del nostro territorio. Quindi con il presidente Ecca della PNRR e poi anche fondi Giubileo e cose abbiamo deciso di fare questa congiunta perché finalmente sono stati identificati, il comune ha dato un giusto riconoscimento, alcuni già avevano riconoscimenti regionali ed altro, però mancava ancora parte del comune l'identificazione e la chiara certificazioni di questi percorsi. Giuseppe, scusa, non so se è un problema mio, io ti sento basso, non so se solo dipende da me o per tutti. Mi sentite meglio adesso? Io forte e chiaro mi sento. Ah, no, pure io ti sento basso, ma Massimo quando hai fatto l'intervento, non vorrei che hai tu forse la suoneria, cioè un po' abbassato il volume forse. Vedi un attimo. Mi senti bene adesso? Massimo? No, proviamo, se è un problema mio, prova ad alzare. No, io ti sento bene, ti sento ah, bene, okay, sì. Okay. Ti sento benissimo anch'io. Allora, quindi è arrivata finalmente questa identificazione da parte anche del Comune, con una nota, quindi da parte della commissione quarta capitolina, in cui ha avuto identificazione anche i nostri sentieri, quelli che noi abbiamo... Ne abbiamo discusso, se vi ricordate, facemmo una congiunta con la Commissione Ambiente, no? Dove si andarono a identificare, oltre al sentiero di Trilussa, che era già certificato anche dalla Regione Lazio, si andarono a identificare gli altri sentieri, come quello del Pellegrino, come quello del Fossa Cecchignola, come dei casali, i casali invece di Torpagnotta, che poi entrano anche nel nostro municipio, quelli di Ponte Corvo, quindi Fonte Laurentina, e altre zone che noi avevamo identificato. Quindi alla fine è stata una battaglia che è andata bene, anche grazie all'aiuto dell'assessore che già comunicò, io vi ho visto già a marzo, dopo che facevamo quella congiunta, che noi comunque saremmo già partiti con l'iter, nonostante non c'erano ancora tutti i chiarimenti da parte delle commissioni di quella congiunta, che era ambiente e commercio, noi già partimmo con l'identificazione di questi sentieri, quindi già comunicammo al presidente della commissione capitolina che era Angelucci, già inviammo la nota
quelli che per noi erano i sentieri, che poi erano i sentieri, noi avevamo già discusso nella nostra commissione, quelli per noi erano i sentieri naturalistici da portare in evidenza comunale. Quindi questo è stato fatto, finalmente anche loro l'hanno trattata e ci è arrivata una nota in cui finalmente li identificano anche loro. Quindi questa è una buona notizia. Il 15 luglio è arrivata questa, controllore, il 15 luglio è arrivata questa nota, quindi, che io vi ho girato in quelli della commissione commercio, cioè avete tutta nella posta, e quindi sono identificate tutte le aree, tutti i sentieri naturalistici che persistono sul comune di Roma, logicamente, ma lì noi andiamo a trovare quelli invece di rilevanza del nostro municipio. Alcuni sono in concomitanza col decimo, alcuni con l'ottavo, e vedo anche alcuni sentieri che noi non avevamo identificato noi come municipio, ma forse il comune ha ritenuto importante inserirli lo stesso, come pure un pezzo che prende Tre Fontane, il parco di Tre Fontane, Fonte Ardeatino e il parco di Tre Fontane, che noi non avevamo mai evidenziato, come percorso di via Grotta Perfetta e quartiere Eur, che anche noi non avevamo segnalato. Poi ci sono i casali della tenuta di Torpagnotta, il sentiero Trilussa, il nostro famosissimo sentiero Trilussa, c'è il sentiero del Pellegrino, che va dall'Abbazia San Paolo fino al Divino Amore. Poi c'è, poi c'è il fosso della Cecchignola. Questi sono quelli che noi abbiamo sul nostro territorio. Quindi sono contento di questo, e quindi adesso dobbiamo iniziare a lavorare per come a livello turistico, ecco perché l'ausilio della commissione PNRR, Giubileo e Giubileo, proprio perché trovare i fondi adesso per dare un'evidenza a questi sentieri. Il primo passo è stato fatto, adesso dobbiamo trovare i fondi per renderle finalmente anche accessibili, non solo a noi conoscitori del territorio, ma che abbiano un impatto anche turistico, quindi far venire gente che non è prettamente il nostro territorio, ma far venire anche da fuori, da altri municipi, o addirittura un itinerario che vada in quelli internazionali. Quindi ecco perché l'utilità della congiunta. Adesso dobbiamo lavorare per finanziare, per renderli, quindi dargli giusta pubblicità, e quindi per inserirli poi nei percorsi turistici, naturalistici, dei circuiti sia nazionali, locali, nazionali, ma anche internazionali. Grazie, adesso faccio continuare al presidente Ecca, che invece parlerà della sua pertinenza. Sì, grazie presidente. Allora, per quanto riguarda, diciamo, appunto le pertinenze della commissione, qua siamo davanti a un impegno dei fondi sostanzialmente quasi esclusivamente del Giubileo, che diciamo prevedono tre grandi voci di costo. Il primo è la messa in sicurezza nel caso dei sentieri naturalmente naturalistici, la seconda è la promozione e la terza è la realizzazione di eventi di promozione o quantomeno, come dire, animazione dell'area. La visione, diciamo, come dire, l'utilizzo dei fondi è naturalmente vincolato sia da un punto di vista temporale, entro il 2025, anzi entro, come sanno i commissari componenti a commissione speciale, entro l'8 dicembre del 2024, il giorno dell'apertura della Porta Santa, sia da un punto di vista appunto dell'esecuzione. Qua ci troviamo però davanti a un primo dilemma che, diciamo, poi andremo a confrontarci con il Campidoglio per provare a scioglierlo, perché il 2026 è anche il Giubileo di Francesco. Sappiamo che il Papa si chiama Francesco ed è un personaggio assolutamente mediatico, e da questo punto di vista quindi immaginiamo, diciamo, sono già in fieri dei percorsi in prosecuzione col Giubileo, diciamo, del 2025, tali da dare, diciamo, per la prima volta, se ricordo bene la storia
millenaria dei giubilei, per la prima volta nella loro storia, 2 anni di giubileo invece di 1 anno. Questo però vorrà dire che da un punto di vista dei fondi non ci sarà il raddoppio dei fondi, ma si tratterà di, soprattutto per la parte di eventi e promozione, quindi i due ultimi macro capitoli di spesa, si tratterà di spalmarli su 2 anni e non più su 1 anno. Quindi questa sarà la prima grande, diciamo, problema che con cui ci dovremmo andare a confrontare. Ne ho già parlato in maniera informale con il presidente della commissione Giubileo Capitolina, Dario Nanni. Naturalmente siamo rimasti in parola che andremo a far organizzare una congiunta municipio nono Campidoglio per esaminare i singoli passaggi. Però, diciamo, questo è un po' un primo punto, diciamo, per la gestione dei fondi. Il secondo punto, che è inerente anche alla transizione ecologica, è che naturalmente il tutto, cioè la realizzazione e la promozione dei sentieri stessi, deve avvenire soprattutto laddove si tratta di aree già sottoposte a vincoli. Per esempio il sentiero Trilossa sta dentro Decima Malafede, deve avvenire in condizioni di rispetto ambientale, anzi di potenziamento della transizione ecologica, nel senso di fruizione consapevole dello stesso territorio. Da questo punto di vista, questo comporterà, nell'impegno dei soldi, dei fondi, una quota parte di circa il 25% minima, ma probabilmente si arriverà anche al 33%, a un terzo dei fondi, che sarà anche relativa appunto all'educazione e alla sensibilizzazione ambientale, ecologica e al contesto paesaggistico in cui si interviene. Quindi le grandi sfide da questo punto di vista sono queste due. Lo dico in anteprima perché, come sancito, diciamo, nelle deliberazioni capitoline, in realtà si inizia un percorso che durerà diversi mesi, in cui dovremmo affrontare ognuno per la propria parte di competenza istituzionale, quindi Campidoglio da una parte, municipio dall'altra, risolvere o quantomeno sciogliere tutti questi ambiti. Quindi, diciamo, questa è una prima riunione in cui mettere a terra, evidenziare i macro problemi, anche per evidenziare i macro problemi, cercare di comunicarli e condividerli con i campidolini e di lavorare su un'effettiva messa a terra. Sappiamo che, e la chiudo, c'è un problema di tempistica. L'8 dicembre del 24 è, diciamo, poco più di 2 anni. In molti casi mancano progetti esecutivi, cioè vi è solamente l'idea del sentiero. Nel caso del Pellegrino, ad esempio, ci stanno dei problemi anche più pratici, cioè vi è anche il passaggio su alcune aree private, motivo per cui è stato, come sanno i consiglieri componenti della commissione speciale, già nel gennaio del 22 è stato chiesto un contributo alla Regione Lazio nell'ambito di Lazio in Transizione di 2 milioni di euro per l'esproprio e la patrimonializzazione delle aree verdi su cui passa il sentiero del Pellegrino. Quindi dovremmo provare a fare un lavoro sinergico anche da questo punto di vista, cercando di velocizzare
la messa a terra e l'esecuzione, l'esecutività della stessa, diciamo, degli stessi sentieri che a oggi sono sostanzialmente presenti per lo più solamente nella delibera capitolina. Io la chiudo in questo momento, poi eventualmente, diciamo, facciamo un'integrazione. Sei il presidente Grazioli? Sì, no, volevo solo integrare quanto riguarda anche noi come commissione, con l'assessore di competenza abbiamo chiesto dei soldi che non ci sono stati dati al momento quando abbiamo fatto la variazione di bilancio, che però noi reinseriremo adesso nella stesura del bilancio, quello di luglio, in cui noi andremo a inserire, di fine luglio, quindi agosto, andremo a inserire delle voci, e lì anche abbiamo già inserito delle voci anche abbastanza alte per la parte del turismo, quindi cercare dei fondi anche interni a noi. C'è da dire che ho chiesto anche agli uffici di farmi una rendicontazione, che noi già eravamo già riusciti a mettere a dicembre, quando facemmo il consiglio sul bilancio, dei soldi sui sentieri, per la pubblicizzazione dei sentieri, e quindi dobbiamo vedere un attimino cosa è rimasto di quei fondi, e quindi possiamo utilizzare anche quei fondi per iniziare già a dare un inizio di spinta per quanto riguarda la parte della turistica di questi sentieri naturalistici. Quindi iniziare l'iter lì dove ci sono problematiche logicamente di proprietà, quindi non sono tutti persistenti su un'area pubblica, quindi appartenere già a dei parchi o a delle riserve, lì si deve fare un po' un'azione un po' diversa, quindi iniziare un'azione distruttoria che porti poi o all'esproprio o ad altre forme di collaborazione con i privati, per poterli poi rendere effettivamente esecutivi, e quindi poi possiamo aggiungere dei fondi e quindi inserirli in questi itinerari anche turistici. Quindi questo volevo integrare solo, che qualcosa ne già avevamo chiesto, qualcosa forse è rimasto, e quindi andremo a chiedere sicuramente dei soldi anche abbastanza cospicui per quanto riguarda la parte turistica, proprio per rilanciare questo settore, che solo nella fase pandemica, ma già abbiamo parlato anche nel consiglio tematico in cui sono emersi, e quindi la problematica era già a monte. Però io penso che per i sentieri naturalistici si riesca a dare poi una spinta, iniziando anche con una parte di spinta locale, cioè solo già nel nostro ambito, di iniziare a farli funzionare. Quindi penso che si potrà fare un buon lavoro. Ben vengano poi i fondi Giubileo e altri fondi di provenienza regionale europei, che qui possiamo accedere, ben vengano, e quelli logicamente noi, appena uscirà un bando con il presidente Ecca, subito parteciperemo, come abbiamo partecipato per i bandi regionali per le reti di imprese, che sono arrivati addirittura a fare forse la quinta rete d'impresa, a presentare la quinta rete. Quindi noi sicuramente ci muoviamo in maniera sinergica sulla ricerca di fondi, in modo da dare poi sostanza a quelle che sono poi le nostre idee, a quello che noi vogliamo portare avanti come discorso politico. Grazie, Presidente. Prego. Io aggiungo al riferimento delle reti d'impresa, che è una delle reti d'impresa che il municipio proporrà, sarà quella relativa, sarà addirittura una rete di filiera, e sarà relativa proprio al turismo, quindi dentro la quale è ipotizzabile già iniziare a individuare una parte dei fondi necessari almeno per la promozione. Ricordiamo, il presidente Grazioli e io la stiamo seguendo da un bel po', che si tratta di ogni rete d'impresa potrà essere finanziata fino a 100.000 euro, dalla regione. L'impegno del vicepresidente e assessore al turismo e al commercio del municipio è addirittura di, diciamo, aumentare e di, come dire, impegnare una cifra anche da parte del municipio, proprio per potenziare l'azione della stessa rete d'impresa. Questo rappresenta veramente un valore aggiunto anche in termini di punteggio in sede di valutazione
e quindi finanziamento del progetto, ma rappresenta veramente in maniera emblematica l'impegno di tutti noi, maggioranza e penso anche minoranze, nella valorizzazione di quello che sono comunque un patrimonio comune, quali appunto i sentieri ciclopedonali del municipio. Aggiungo una postilla che mi sono dimenticato. Noi abbiamo attorno ad alcuni sentieri, in particolare diciamo quelli che comportano una, diciamo, dialogo continuo con le altre istituzioni di prossimità, quindi i due sentieri con l'ottavo e in maniera particolare il Trilussa con il decimo, abbiamo delle situazioni che andranno per forza gestite anche in maniera cooperativa con gli altri municipi. Sarà un problema potenziale a meno. Faccio solamente l'esempio dell'ex cementificio, che da un punto di vista amministrativo rientra territorialmente nel decimo municipio, è naturalmente vicinissima ai confini e al sentiero Trilussa, quindi è chiaro che anche là dovremmo trovare con il decimo municipio degli strumenti per, diciamo, permettere al decimo municipio di intervenire e valorizzare o quantomeno non depotenziare il lavoro che si sta facendo sul sentiero Trilussa. Grazie. Io direi che i consiglieri, se vogliono integrare, fare degli interventi, possono tranquillamente alzano la mano e iniziamo che la fase discussiva. Sì, se posso, Presidente. Sì. Allora, no, vabbè, tutte le cose che hai detto, insomma, vanno bene. Ci sono alcune problematiche su alcuni sentieri che naturalmente, nella fattispecie, il sentiero del Pellegrino, che bisognerebbe affrontare. Nel senso che là io ho verificato un mesetto fa circa che la graduatoria al quale noi abbiamo partecipato al bando e siamo secondi o terzi non finanziabili ma non ancora finanziati, quindi diciamo non ci sono state o rinunce o c'è stato un ampliamento della somma a disposizione per far scorrere ulteriormente la graduatoria, per cui al momento il sentiero del Pellegrino è finanziabile ma non finanziato. Quindi noi dovremmo seguire due strade, cioè una di capire se questo bando, diciamo, viene ulteriormente finanziato, quindi viene ampliato il plafond a disposizione, e eventualmente dovremmo trovare l'alternativa, cioè trovare una soluzione alternativa, perché se la regione non dovesse aumentare i fondi a disposizione, dovremmo cercare di arrivarci eventualmente con i fondi del Giubileo. Però questa cosa qui adesso tecnicamente non so, bisognerebbe farsi suggerire dagli uffici, bisognerebbe vedere come metterla in piedi, cioè lasciarci una via di fuga nel caso in cui la regione non finanzia quelli che sono finanziabili perché sono finiti i fondi e non vengono aumentati, cosa che comunque a me pare strana perché il bando parlava di percorsi religiosi, quindi per quale motivo non finanziare ulteriormente i percorsi religiosi con il Giubileo alle porte? Però diciamo, nel caso in cui dovesse accadere, noi dobbiamo essere pronti e dovremmo cercare di capire eventualmente in che maniera attingere ad altri e ulteriori fondi come quelli del Giubileo. Non so se questa verifica, non credo sia stata già fatta, però dovrebbe essere presa in considerazione come soluzione B, ecco. Sì, se posso rispondere io al consigliere De Iulis. Il consigliere De Iulis fa riferimento al bando regionale, non all'Azione Transizione. Bando regionale, sì. Ok.
quindi perché il municipio ha partecipato al bando regionale e poi ha fatto una manifestazione di interesse in Lazio in transizione che utilizza i fondi del PNRR come primo livello, diciamo, nella fase di transizione ecologica. Il sentiero del Pellegrino è stato inserito anche dentro Lazio in transizione, quindi dentro anche il PNRR, anche lì stiamo in attesa. È una manifestazione di interesse, quindi fatto tre livelli, è il primo livello, il base. Poi, diciamo, nel caso in cui venga accettata, bisogna proporre un progetto più strutturato. Nel caso in cui anche quel progetto più strutturato fosse, diciamo, finanziato, ecco allora che sarà possibile avere il finanziamento. I fondi Giubileo possono essere sicuramente l'alternativa a questo punto C, nel senso che almeno in quota parte, relativamente soprattutto all'ottavo municipio, perché poi il sentiero del Pellegrino interessa territorialmente quasi esclusivamente, insomma, l'80%, l'ottavo è un 20% circa, vado spannometricamente al nono, ecco che si può fare, diciamo, si può richiedere. Da questo punto di vista, appunto, come dicevo prima, già col presidente Nanni ne ho iniziato ad accennare, anche per utilizzare quei fondi che a oggi siamo in una situazione, lo sanno bene i componenti commissari della commissione speciale, siamo nella situazione un po' assurda perché ci stanno i soldi e non ci stanno i progetti e soprattutto non ci stanno spesse volte le persone per mettere a terra quindi i progetti. Quindi è un po' un ossimoro in qualche maniera, per cui in genere le difficoltà amministrative sono: non ci sono soldi, non ci sta denaro, ora c'è la mancanza di progetti da mettere a terra, non idee, insomma. Finito. Che poi è anche strano, perché in realtà i fondi PNRR prevedono anche l'assunzione a tempo determinato di figure che fa i progetti, quindi non capisco perché poi la macchina amministrativa sia sempre una macchina molto lenta, mentre l'Italia e altri paesi sono molto più veloci di questo. Allora, se ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire... Sì, io volevo soltanto dire una cosa, ma il municipio ha fatto una richiesta di personale relativa praticamente a tutto questo che, diciamo, è cambiato rispetto al passato, per l'attualità, sui bandi, ha chiesto una, due, tre figure che si possono occupare di queste cose a livello municipale? Cioè, ha fatto una richiesta ufficiale? C'è una richiesta ufficiale? Allora, noi richieste ufficiali abbiamo fatte, perché noi abbiamo la fortuna, sia io che il presidente Ecca, di stare anche nella commissione personale, quindi sicuramente abbiamo anche proposto in quella commissione, forse domani ci sarà, venerdì ci sarà anche il direttore, mi sembra, no? Esatto, sì. Perché il nostro obiettivo è proprio quello: se non c'è personale, perché non ci arriva, perché non, ancora i bandi non sono chiusi, ancora tutte le giustificazioni di questo mondo possiamo dare, però c'è la possibilità che tramite i fondi PNRR si possono assumere personale a tempo determinato. Noi andremo a forzare su questa linea, consigliere Cunato. Quindi la nostra intenzione, per fortuna poi stiamo anche nell'altra commissione, sarà entrambi andremo a forzare proprio in questo, cioè non arrivano personale, ok, abbiamo i fondi da spendere, una parte dei fondi è destinata comunque all'assunzione a tempo determinato di queste figure, assumiamo, iniziamo ad assumere, iniziamo a partire, perché se non assumiamo mai potremo fare i progetti, perché poi diventa un cane che si morde la coda perché poi non c'ha personale. E quindi è un giustificativo continuo, che noi questa giustificazione continua vogliamo un po'
visto che c'è la possibilità, un attimino interrompere questo giustificarsi continuo sulla mancanza del personale. C'è questa linea, si faccia, ma anche se poi anche prima era prevista, perché comunque i municipi, ma anche il Comune di Roma, per quanto riguarda la parte progettuale, sia per la progettazione di quello che potrebbe essere progetti per le infrastrutture, per tutto lo riguarda qua, comunque già sempre sia il direttore amministrativo poteva già dare fuori dal municipio, quindi dare degli ingegneri incarichi esterni, già è prevista questa possibilità di dare incarichi esterni. Non capisco perché questo non venga fatto, quindi venerdì noi agiremo sicuramente su questa linea, quindi parleremo col direttore e capiremo perché lui non attua questo sistema e lo inviteremo ad applicarlo. Questo è tutto, molto semplice, quindi abbiamo pensato anche a questo. Quindi, se ci sono altri consiglieri, no, per me va bene. Io volevo soltanto dire, quindi domani la commissione commercio non ci sarà. Penso che il presidente Grazioli abbia problemi. No, l'ha già detto che non ci saranno. Sì, mi sembra di aver già sentito che non ci sì, sarà. Sì, l'aveva chiesto a Massimiliano De Iulis, la risposta è stata questa qui. No. No, se potete ripetere, piacere, perché no. Non si è disconnesso. Non c'è la commissione domani, mi sembra, no? No, no, la nostra commissione no, Piero. Ah, perfetto, perfetto, sì. Non ci sarà, neanche la commissione prossimo. Speciale domani. Sarà che c'è il consiglio. Ci sarà, perché c'è il consiglio pure. Allora, il consigliere Cerisola? Consigliere Cerisola? Sì, grazie presidente. Sì. Io chiederò, ma sono d'accordo sulla. Ovviamente sulla necessità di valorizzare la mobilità dolce, la valorizzazione dei nostri territori, quindi c'è da diversi anni che in piedi il progetto del Sentiero del Pellegrino, che anche se riguarda solo in parte il nostro territorio, però per il nostro territorio sicuramente è un progetto molto importante che anche in vista dell'imminente anno santo è necessario che venga portato, venga sollecitato, venga attuato insomma il prima possibile in coordinamento con gli altri municipi competenti. Ovviamente dovremo restare nell'ambito del perimetro che è stato fissato con la dicitura che appare all'ordine del giorno, quindi che non ci siano interventi al di fuori del perimetro di competenza del nostro municipio. E poi su questo penso che non ci sia da parte mia altro da aggiungere, però insomma è doveroso cogliere l'occasione dell'intervento per cercare di chiarire alcune modalità organizzative di convocazione che non appaiono chiare o comunque omogenee. Io faccio parte della commissione prima, politiche sociali, la quale si è tenuta, anzi si terrà dopodomani, nel giorno previsto dal calendario concordato in capigruppo, sia il venerdì, quindi si terrà nel giorno già previsto. Ciò nonostante, essendo una commissione congiunta con un'altra commissione, mi è stato giustamente chiesto dalla presidente, che ringrazio, a cui rinnovo la mia stima, mi è stato chiesto sia per WhatsApp sia per email, mi è stato chiesto l'autorizzazione come membro di commissione a svolgerla in forma congiunta.
Io faccio parte anche di questa commissione PNR che oggi si svolge in forma congiunta, ma in un giorno diverso dal calendario previsto, concordato in Capigruppo, per svolgere la commissione in un giorno diverso. Non mi è stata chiesta alcuna autorizzazione come membro di commissione, ma mi è stata mandata solo un'informazione via WhatsApp e quindi non riesco a capire appunto la diversa metodologia seguita. Insomma, per avere la seduta un giorno giusto mi è stata chiesta autorizzazione, per avere invece un giorno diverso no, non mi è chiaro. Voglio ricordare ancora una volta che noi ci muoviamo non solo con riferimento agli accordi in capigruppo, al regolamento del municipio, ma anche nell'ambito del perimetro stabilito dallo Statuto di Roma Capitale, il quale in uno dei primi articoli dice che si cerca insomma di agevolare il lavoro degli amministratori locali rendendo compatibile non solo i tempi di vita familiari, insomma, ma anche quelli professionali con l'impegno consigliare. Dover quindi in un periodo di ferie in cui la presenza dei colleghi giustamente è ridotta a causa appunto delle doverose ferie, dover assentarsi dal luogo del lavoro un giorno in cui il datore di lavoro fa affidamento sulla prestazione perché è un giorno solitamente non dedicato alle sedute, crea ovviamente problemi ai datori di lavoro. Quindi non capisco come ci si regoli. Ecco. Grazie, Presidente. Prego, consigliere Cerisola. Allora, se ci sono altri consiglieri. Consiglieri, ma mi sentite? Consiglieri? No. Io sento, Presidente. Perché prima era caduta la linea, disconnesso da capo. No, volevo sapere se c'erano altri interventi, così interveniamo e poi facciamo una discussione finale con io e l'altro Presidente. Sono altri interventi? A me il consigliere Cucunato mi risulta in un'altra chat, non so perché. Consigliere Cucunato, ci sente? Non lo vedo più veramente. Vedo che non è più presente. Non è più presente il consigliere Cucunato al momento. Allora, se ci sono altri consiglieri. Allora, Presidente Ecca, io non vedo... No, neanch'io vedo mani alzate, quindi... Perché sono devo uscire perché siamo in tanti, quindi devo girare l'applicazione in altro formato, fammi vedere se c'è qualcuno male, ma non vedo mani alzate. Allora, potremmo anche andare verso le conclusioni, in modo che rispondiamo. Io non so perché poi il consigliere Cerisola non sia stato avvisato, però normalmente abbiamo fatto nelle commissioni un po' di giri e non ho avuto, almeno dalla mia, non ho avuto pareri negativi per quanto riguarda la possibilità di farla, anche perché giovedì
sarebbe stato impossibile fare quella del presidente Ecca, e la mia comunque non essendo stata convocata nei tempi giusti avremmo avuto comunque un diniego, quindi ho approfittato della convocazione del consigliere Ecca per collegarci e fare una congiunta in modo che potevamo lavorare insieme, visto che l'obiettivo era quello non solo di parlare dei sentieri ma anche di capire poi un po' come organizzarci con il lavoro futuro delle due commissioni, perché il primo step è stato fatto, di questo siamo contenti, quindi siamo tutti felici, però poi se non diamo una sostanza a quello che poi il nostro lavoro, avere un riconoscimento, avere l'iter, come poter agire su queste cose, però se poi dopo non ci mettiamo risorse e persone a lavorare ai progetti, trovare risorse e finanziare questi progetti, in realtà poi facciamo solo una bella risoluzione, un bell'atto, abbiamo una bella delibera comunale, però poi alla fine cosa abbiamo creato? Nulla, perché se questi sentieri non abbiamo dei fondi per pubblicizzarli, cioè per mettere nei canali del turismo, come ho detto prima, sia romani ma anche nazionali e internazionali, alla fine non abbiamo creato nulla. Noi invece come commissione, ma anche quella del presidente Ecca, cerchiamo sempre di dare poi una struttura a quello che si viene fatto all'interno della commissione per dare un seguito e dare un futuro a quello che noi stiamo cercando di fare, perché poi noi passiamo, però il risultato finale, avere un sentiero riconosciuto, avere un sentiero che poi viene messo nei canali turistici, ha delle persone che poi vanno a seguirlo, ci vanno, quelle sono delle soddisfazioni che poi restano per sempre. Quindi l'obiettivo è quello, quindi di farli funzionare come far funzionare tante cose nel nostro municipio. Quindi noi ci metteremo sempre a buona volontà, avendo la possibilità di lavorare su più commissioni in maniera anche trasversale, per fortuna, questo è stato un caso, non è che è una cosa voluta, possiamo agire anche su quelle del personale, quindi vogliamo dare una spinta anche lì in modo da dare seguito a quello che viene fatto nelle nostre due commissioni, perché ho detto io ci tengo tantissimo poi non a fare dei begli atti ma a creare un qualcosa che poi resti anche il dopo di me, dopo di noi, che resta ai cittadini, che resta a Roma, al nostro municipio. E quindi ecco perché questa congiunta. Mi dispiace con il consigliere Cerisola che stia avvenendo questo, spero che non abbia ragionato troppi malintesi col suo datore di lavoro, quindi spero che non abbia delle conseguenze lavorative, di questo poi mi dispiace se ciò avviene, ma mi dispiace di tutti i consiglieri se accade questo, però c'era questa esigenza di chiudere prima dell'estate in modo da poter lavorare. Pensare che le reti di imprese verranno presentate il 4 agosto, il 4 agosto è il termine ultimo, quindi noi stiamo lavorando con le ultime imbastiture, alla ricerca degli ultimi partner per chiudere e mandare i progetti, quindi noi stiamo ancora attivi e lavoriamo, quindi mi dispiace che si è creata questa situazione, spero che non capiti mai più, sarà anche nelle prossime congiunte, sarà anche compito mio controllare che la convocazione avvenga in maniera corretta. Allora, io se posso aggiungere... Volevo passare la parola a lei, presidente Ecca, io ho chiuso la mia discussione. Che probabilmente il caldo, ma insomma... la comunicazione era stata fatta, anche se in via informali, sabato ai membri della commissione di questa, diciamo, congiunta, e proprio il consigliere Cerisola, probabilmente il caldo che non ha aiutato nella memoria, ha risposto alle 16:25 di sabato scorso, chiedendo, quindi consapevole della presenza della congiunta, chiedendo quale fosse la competenza della commissione PNRR sulla congiunta di oggi. Quindi, acquinamente domanda e seguita doverosa risposta, che immagino lo abbia soddisfatto all'epoca, perché non c'è stato nessuna successiva interrogazione, quindi insomma, ora se dopo 4 giorni per il caldo, per motivi politici, per motivi magari vuole
diciamo, sottolineare temi che sono un po' distanti da quello che sono oggi le linee guide di riconoscimento dei sentieri ecosostenibili che interessano il nono municipio, veramente libero. Allora, solo un attimino, solo per far registrare, poi lascio di nuovo, solo per far registrare della presenza del consigliere Corrente che è entrato. Sì, grazie Presidente Grazioli, grazie, l'ho visto, ho letto in chat. Grazie a voi. Allora, c'è il consigliere Cerisola, c'ha la sua replica, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, fortunatamente abbiamo la videoregistrazione, quindi quello che viene detto rimane traccia e quindi non si può dire, mettere in bocca ai consiglieri cose che non hanno detto o diverse da quelle che hanno detto. Come c'è traccia delle chat di WhatsApp, c'è traccia anche delle mail, come c'è traccia anche appunto delle videoregistrazioni. Io, intervenendo poco fa, ho detto chiaramente che ho avuto una informazione, non ho avuto una richiesta di autorizzazione. In italiano sono cose diverse, non c'entra il caldo, il consigliere Ecca può fare a meno di essere offensivo. Io non ho offeso nessuno, ho fatto presente delle domande, ho fatto un confronto fra situazioni istituzionali, quindi non capisco perché si debba mettermi in bocca cose che non ho detto. In italiano informazione o autorizzazione hanno significati molto diversi. Io sono stato informato della seduta sabato, sono stato informato della seduta di oggi, non nessuno mi ha chiesto autorizzazione. Invece la Presidente della Commissione Prima Politiche Sociali mi ha chiesto sia via email, sia via WhatsApp, mi ha chiesto autorizzazione come membro di commissione insieme agli altri, mi ha chiesto l'autorizzazione a svolgere una commissione congiunta, pur tenendo la commissione nello stesso giorno in cui è solitamente calendarizzata. Quindi stiamo parlando di due cose ben diverse. Quindi per avere una seduta invece un giorno diverso, io ho avuto solo un'informazione, mi è stato solo detto, non mi è stato chiesta l'autorizzazione, quindi non ho capito questa differenza. E comunque faccio presente che io ho chiesto il motivo per cui avevamo competenza, non ho chiesto il motivo per cui veniva fatta in un giorno diverso, ma mi aspettavo, non ho più replicato, perché mi aspettavo che mi arrivasse una richiesta di autorizzazione, perché così ha fatto la Presidente di Vivo, la quale, lo ripeto ancora una volta, agito in maniera ineccepibile, e non è la prima volta che agisce in maniera ineccepibile, quindi l'ho detto prima, lo ripeto ancora, rinnovo la mia stima per la Presidente della Commissione Politiche Sociali. Quindi non mi pare il caso di rispondere a una richiesta, a un'osservazione in maniera offensiva, perché io ho fatto semplicemente una constatazione a livello proprio di accordo, a livello normativo, a livello statutario. Penso che adesso sia chiaro, ma secondo me era già chiaro prima, quindi non capisco perché si cerca di girare il discorso, di mettere in bocca cose che non sono state dette. Grazie Presidenti, e ringrazio il consigliere Grazioli, Presidente della Commissione, perché invece lui ha avuto un atteggiamento decisamente diverso, quindi lo sottolineo che è stato il Presidente Grazioli è stato assolutamente corretto nel dare riscontro a quello che avevo osservato. Grazie Presidente. Grazie consigliere Cerisola. Se ci sono altri consiglieri, se il consigliere Corrente voleva intervenire su qualcosa, voleva chiedere qualche chiarimento, visto che è stato un po' dopo, siamo qui a disposizione, consigliere. Sì, no, innanzitutto mi scuso. Non ti sentiamo. Non ti sentiamo più, Giulio. Sentite ora? Sì, Giulio, okay. Lontano, allora, ma ti sentiamo. Innanzitutto mi scuso per il ritardo, perché era proprio sfuggita la commissione, nel senso che, essendo congiunta, è comparso solamente
sulla convocazione, sulla mia frontespizio di convocazione, solo commissione speciale, quindi sono andato in automatico e mi aspettavo la convocazione per domani. Per cui, insomma, io ho visto l'ordine del giorno che parla di percorsi ecosostenibili e quant'altro, però forse ho l'impressione di essermi perso qualcosa così a naso da quello sì, che ho sentito dire. Quindi, però, non voglio tediare la commissione, mi rilego, mi rivedo tranquillamente. Ci sei perso anche una battutona, Giulio, una battutona. Dov'è? Su di te. Ti sei perso una battutona su di te. Allora quella dovete dire, no, a parte gli scherzi, no, se è riassumibile brevemente, però ecco, non voglio togliere tempo al lavoro della commissione per una mia disattenzione, ecco, diciamo. No, Giulio, tranquillo, ma fare un breve sunto, poi mi interviene anche il presidente Ecca per coprire qualche mia laguna di dimenticanza. Grazie. Allora, in poche parole, abbiamo fatto questa commissione congiunta perché è arrivata la nota del 15, protocollo del 15, ma che era del 13, discussa sia nella commissione 12esima che la commissione invece mi sembra quarta, quindi ambiente e turismo, moda, insieme hanno fatto una congiunta. E in quel caso hanno approvato quei sentieri che noi avevamo ampiamente discusso anche nella commissione ambiente con una congiunta, no? L'idea nostra di commissione di lavorare sul riconoscimento di alcuni sentieri lì dove è più facile, e tanto è vero poi la commissione quinta ha anche fatto quel castello della Cecchignola, no? Ultimo atto abbiamo votato, mi sembra, a fine maggio, inizio giugno, e anche in consiglio comunale. Quindi abbiamo visto che sono state accolte le nostre richieste da parte delle due commissioni, e quindi quei circuiti che noi ci siamo detti nelle varie tipologie sono stati approvati. Quindi questo è. Quindi c'è un iter, adesso si può iniziare un iter di riconoscimento, e hanno tracciato l'iter che noi dobbiamo fare per farle riconoscere. Quindi un primo passo, io l'ho inviato a tutti voi. La commissione 4 ha inviato queste due note, sia la richiesta che poi l'approvazione a parte di delibera delle due commissioni. Quindi questo, eravamo contenti, però c'era anche l'esigenza adesso di trovare dei fondi per poter un attimino andare seguito, no? Dare sostanza al nostro lavoro, quindi trovare fondi sia di personale che anche economici per poi mettere questi sentieri all'interno di una struttura turistica, quindi per fare promozione turistica vera e propria, che è quello poi che riguarda la nostra commissione. La commissione di ECA invece ci dà una mano a trovare i fondi, come esatto. Dicevo, già con per esempio le reti di imprese, noi già abbiamo fatto una rete di imprese che riguarda proprio i sentieri, quindi ne stiamo già lavorando prima di conoscerli, però era giusto che queste cose poi vadano affrontate anche in maniera più sistemica per dare un lavoro anche alle commissioni. E quindi questa esigenza, il consigliere Ecca ci ha annunciato le varie possibilità, da quelle del giubileo a finanziare alcuni progetti, a quelli regionali di Lazio in cammino, mi sembra. Presidente. Lazio in transizione. Lazio in transizione, che potrebbe finanziare alcuni progetti come quello del sentiero del Pellegrino e Pilussa. E poi abbiamo parlato delle problematiche, perché alcuni sentieri decadono anche in parte in altri municipi, ottavo e decimo per alcuni, e quindi poi di creare anche una rete con questi municipi in modo da non avere un freno, ma avere una via libera anche da parte loro, possibilmente in un concordato tra i due municipi, con l'aiuto delle commissioni, dei presidenti, degli assessori competenti, in modo da creare questa sinergia per abbattere questi limiti che potrebbero esserci poi nella realizzazione dei progetti. Quindi in poche parole si è parlato di questo, quindi giusto questo. Poi l'obiettivo nostro sarà logicamente poi di continuare un rapporto, e lì dove arriveranno dei fondi, di fare delle commissioni in modo da fare delle risoluzioni per andare a captare poi queste risorse. Dicevo che qualcosa noi già avevamo, la nostra commissione in seno, un bilancio, qualcosa c'è ancora, i soldi da poter spendere per quanto riguarda i sentieri, e questo sarà uno dei primi passi che affronteremo a breve, proprio nel cercare di vedere quanti fondi sono rimasti e cercare poi di agire in maniera già un attimino, almeno per quelli riconosciuti, quelli in cui non ci sono problemi di proprietà, espropri e cose varie, di iniziarli già a mettere in circuito. Tutto qui. Quindi questo è tutto. Poi se c'erano altri consiglieri che vogliono intervenire, possono intervenire, o sennò poi potremmo anche dare per chiusa la commissione.
Consiglieri? Ah, si è posto anche il problema del personale che noi porteremo all'interno della commissione venerdì, quindi sia io che l'altro presidente siamo una commissione bilancio anche personale, per invogliare proprio il direttore ad assumere personale con i fondi PNRR per partire poi con questi progetti, perché sennò, come dicevo noi, non c'è personale, non si possono fare progetti, quindi non possiamo partecipare, e invece vediamo di rompere un po' un attimino questo cane che si morde la coda e quindi partire, cioè assumiamo delle persone, c'è la possibilità di assumere, assumiamo a tempo determinato delle figure che è permesso e facciamo avanti questi progetti, no? Anche perché aggiungo a integrazione, insomma, si tratta per adesso, cioè mancano letteralmente i progetti esecutivi per questi sentieri. Quindi manca, vi è l'idea, vi è l'impegno, ma paradossalmente vi sono i soldi, ma non c'è il progetto e come dire, le persone che poi possono metterli a terra questi soldi. Se posso intervenire rispetto al sentiero del pellegrino, che era un percorso che avevamo seguito nella passata consigliatura col consigliere De Iulis e anche con l'ottavo municipio, tra l'altro, perché, no, perché c'è lì invece il progetto c'è fino all'ottavo, cioè fino all'ottavo. Poi è stato fatto anche per la partecipazione ad un bando europeo nel quale siamo Giulio, ti sei smutato. Col microfono, mi sentite ora? Adesso sì, ti sta ricorreggendo che non era un bando europeo, ma era un bando, penso, un bando regionale, se ricordo bene. Sì, nel quale siamo anche posizionati in maniera, insomma, dignitosa, no? E proprio perché siamo riusciti a partecipare a quel bando lì, perché il Municipio 9 invece aveva presentato anche una progettualità su quella parte mancante. E lì so che è una lista di scorrimento, no? Per cui mano a mano che vengono esauriti i fondi, vengono nuovamente reintegrati, e vengono reintegrati, quindi insomma adesso non ricordo esattamente la posizione, però mi pare fossero passati i primi 20 e noi eravamo tipo 26esimi, quindi insomma... Abbiamo ancora problemi di audio, non la sentiamo più. No, niente. Consigliere Corrente, potrebbe essere anche un sovraccarico con la videocamera, la butto là, ma non sono un'esperta. Magari se... che non la sentiamo. Ecco, adesso mi pare che... Provi a parlare. Solo che se adesso parla non si riusciamo a capire se sta parlando o meno. No, infatti. Molto bello. Allora, ora mi sentite? Sì. Ora mi sentite? Mi sentite adesso? Sì, ti la sentiamo. Okay. Allora sono passato sul telefonino. Ho un rientro, non so per quale motivo. Allora, mi abbandono qua. Ok. Scusate. Allora, no, dicevo, il sentiero del pellegrino, che appunto nella passata consigliatura, anche con la collaborazione dell'ottavo municipio, ci interfacciamo con l'assessore, mi pare, Centorino. Sì, se non Michele sbaglio, Centorino. Ma sta che noi avevamo una posizione assolutamente dignitosa nella classifica, diciamo, regionale, perché mi pare passassero i primi 20 e noi eravamo 26esimi. E proprio per quello, in quell'occasione lì, per partecipare al bando, il nono municipio mise a disposizione dei tecnici per lavorare sulla progettualità. Quindi quello è un progetto che io sono a conoscenza, che diciamo ha un livello di progettualità già abbastanza avanzato. Ecco, quindi penso che per riferimento dei fondi anche capire il posizionamento regionale, se è slittato, se è stato rifinanziato quel bando, no? Forse quello è già una minestra pronta, ecco, in qualche modo, che si può
e verificare. Quello fu un lavoro trasversale fra tutte le forze politiche, insomma, poi De Iulis in particolar modo è molto legato a quella tematica, però insomma ottenne sponda sia dall'ottavo sia dalla consigliatura precedente, insomma, e quello addirittura coinvolgeva non solo l'ottavo ma partiva dal primo municipio, se ricordo bene, quindi erano tre municipi che erano sì, coinvolti. Perché partiva da Circo Massimo quella partiva proposta. Da Circo Massimo, dove c'era Duno del Divino Amore, e quindi appunto percorreva la Pia Antica, l'ottavo, e sfociava poi nel nono al Santuario del Divino Amore. E però lì c'era appunto, lì c'è, so per certo che c'è la progettualità già completa, e quindi insomma quello è un progetto sul quale si può già lavorare. Poi avevo letto quella nota del... Capitolina, no? Nella quale c'erano tutti quei sentieri, che alcuni erano stati quelli che erano stati segnalati da noi, altri nascevano a livello capitolino, se ho capito male. Esatto, sì. Ok. Sì. Tra l'altro segnalo giustamente, insomma, come ricordava il consigliere Corrente, che il sentiero del pellegrino riconosciuto da questa delibera è diverso rispetto a quello oggetto del progetto a cui accennava lo stesso consigliere Corrente, perché questa volta parte da Basilica San Paolo, quindi esclude il primo municipio, è diciamo più breve, passa per via delle sette chiese, insomma, per chi conosce l'ottavo municipio, e poi da là entra a Pia Antica sostanzialmente e prosegue verso il Divino Amore, quindi c'è quella riformulazione. Sì, sì, sì. Vabbè, che forse anche è più semplice da gestire, coinvolgendo due municipi su un tracciato già esistente in qualche modo, perché uno è sede stradale, l'altro è l'attraversamento della Pia Antica, quindi... Sì, diciamo, quello che esiste di meno è quello di pertinenza del nono municipio e la propagaggine, il braccetto che dall'Appia Antica dovrebbe congiungere, diciamo, il sentiero già parzialmente tracciato verso il Divino Amore. Mancano 200-300 metri, se ricordo bene. L'avevo fatto diversi anni fa, la passeggiata, insomma. C'erano di progettualità, c'è, forse non c'è a livello di finanziamento, anzi non c'è a livello di finanziamento, però a livello di progetto preliminare c'è. Poi non c'è sul calpestio, diciamo, no? Quella parte di, sì. Anche se non ricordo male, va anche su terreni privati, no? Esatto, esatto. Ecclesiastici, se ricordo bene, insomma, sì. Sì, va su una serie di terreni privati, non è solamente uno. C'è una serie di passaggio, se ricordo bene, servitù di passaggio, che però in qualche modo erano terreni privati, ma di enti ecclesiastici, e quindi sì. C'era anche già un rapporto con l'entità del Divino Amore per agevolare, insomma, anche viste le finalità sia religiose ma soprattutto giubilari, la possibilità di farlo, di realizzarlo. E quello è proprio legato, insomma, alla tematica giubilare. Quindi... Però ecco, un approfondimento, ecco, vedo che non c'è De Iulis, e forse è sfuggita anche lui questa commissione, però ecco... No, era presente prima il consigliere De Iulis. Ci siamo dati la staffetta, allora, a perorare il sentiero del pellegrino. Però ecco, sicuramente quello che, ripeto, era già inserito in un bando regionale, era in un elenco di finanziamenti su un elenco a slittamento, forse penso di quelli che sono presentati lì, mi sembrava, da quello che so io, quello che avesse una progettualità più avanzata, quindi forse quello è anche il più facile da vedere realizzato in tempi brevi, ecco, rispetto a tutti gli altri. E sugli altri, vabbè, è chiaro che commissione PNRR, fondi speciali giubilari, dovrà dire la sua. Sì, no, indubbiamente, potenzialmente il più facile da realizzare, diciamo. Ci sarà da modificare quel progetto, appunto, perché la stazione di partenza è cambiata, probabilmente, diciamo, c'è anche, diciamo, da ripetere e ribadire i tre grossi capitoli di spesa con cui si possono utilizzare i fondi del Giubileo, quindi ci stanno delle modifiche, ma sicuramente
è una progettazione più avanzata rispetto a tanti altri sentieri che pure sono stati riconosciuti. Quindi stiamo in una situazione un po' da work in progress sul sentiero del Pellegrino. Però se ricordo bene, anche lì vado a memoria, insomma, l'Alzheimer in calza, però la tappa della Basilica di San Paolo era inserita nel percorso che partiva dal Circo Massimo. Cioè non è un cambiamento di percorso, cioè dal Circo Massimo arrivava via delle Sette Chiese San Paolo e poi San Paolo proseguiva Sette Chiese, prendeva l'Appia e arrivava poi al Divino Amore. Però non è un cambio, se ricordo bene. So, io, di questo non sono sicuro, perché io ho questa memoria che partiva dal Circo Massimo per prendere direttamente l'Appia antica. Mi sembra di averlo letto in questa maniera, però non ne sono sicuro, ecco. Vabbè. Quindi questa sarà una verifica da fare assolutamente. Certo. Va bene, grazie. Prego. Grazie consigliere. Se ci sono altri consiglieri che devono intervenire. Io direi, Presidente Ecca, che possiamo anche chiudere la commissione a questo punto. Non ci sono interventi da altri consiglieri, quindi possiamo dire che la commissione possiamo farla chiudere 12:35. Sì. Penso che vada bene così. Ok, grazie a tutti. Per i consiglieri ci vedremo giovedì prossimo per la commissione commercio. Grazie a tutti. Noi giovedì, forse pomeriggio per la speciale, vediamo se ci sarà. Buona consiglio. Giornata. C'è consiglio. C'è consiglio? Allora, seduta di consiglio. Okay. Perfetto, grazie consigliere Cerisola. Allora, interrompiamo la registrazione. Sì, grazie. Arrivederci. Questo.